Mister, partiamo dalla fine, quei 4 minuti, come se li spiega? Beh, 4 minuti brutti perché troppi errori individuali, troppe, sembra come fosse inesperienza, da giocatori grandi, quali che siamo, parecchi in campo, mi aspettavo di più, mi aspettavo una perdita di tempo, purtroppo troppi errori nei 4 minuti e non, assolutamente non si può pareggiare una partita del genere. Molto probabilmente questa squadra nei momenti decisivi manca un po' di carattere, perché una squadra di carattere questa partita la porta a casa, non piglia, al massimo piglia un gol, ma non può prendere anche il secondo gol su degli errori individuali. Quindi purtroppo l'emblema della stagione, quando siamo lì che possiamo fare lo scatto, che possiamo dare qualcosa in più e possiamo tirarci fuori, mentalmente cadiamo sempre. Siamo contentissimi, è inutile negare che attraversiamo un periodo particolare, ha scosso anche, voglio dire, il mister Danucci che non ha continuato. Devo ringraziare la società che mi ha dato l'opportunità di potermi confrontare in questa Lega Pro da primo allenatore. Secondo me vale come una vittoria questo pareggio, perché a parte come è stato recuperato, credo che la prestazione sia stata molto meglio delle ultime, quantomeno tipo Caserta, dove non abbiamo preso punti. Oggi invece siamo stati bravi a crederci fino all'ultimo e siamo stati premiati.